Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video su Essence. A grandissima richiesta, perché veramente avevo fatto il video vlog che ero andata alla Essence con mia sorella già un sacco di tempo fa e voi lo stavate aspettando. Io però volevo provare tutti i prodotti, eccoli qua. Sono andata da Scarpe. Io di solito vado o da Scarpe o da OVS a comprare le cose della Essence, e la cosa bella è che costano poco, però dobbiamo fare attenzione perché non tutto ha un buon inci. Come vi dico sempre, qualcosina si salva che ha un buon inci, non ha ingredienti dannosi, però alcune cose sono delle merite schifezze, ragazze, quindi attenzione alle fregature. Io sono qua per questo, per aiutarvi. Sapete che sono anni che vi faccio questi video sulla Essence, proprio vado là di persona a comprare le cose proprio per aiutarvi a scegliere cosa va bene e cosa va male. E stavolta c'è una bella bustina qua dentro, però ci sono dei prodotti buoni, però ci sono tante cose che non vanno, quindi vi voglio un attimo delucidare su queste cose, soprattutto sulla nuova collezione che mi avete chiesto veramente in tantissime. Le cose sono nella bustina perché l'ho conservata appunto come tipo cestino, però le ho provate, riprovate abbondantemente, e ci sono delle cose che mi piacciono veramente veramente tanto, quindi iniziamo subito. Io poi controllo tutti gli inci sul sito, perché la cosa bella di Essence è che sul sito hanno tutti gli inci dei prodotti. Allora, vi parlerò delle cose sì e delle cose no contemporaneamente. Vi voglio dire, la prima cosa è una grande fregatura che ho preso, ed è questa palettina che ho comprato con tanta voglia, veramente mi piaceva tanto questa qua, Nudes, Ole Bat Nudes, che poi ho visto ce ne sono di diversi tipi, c'è vintage, c'è varie cose. Questa è molto carina e ci sono appunto molti colori matte, opachi, nude, molto belle, che a me piacciono tanto per questi look appunto molto sofisticati, eleganti e semplici. Ma ragazze, non è proprio cosa, perché poi praticamente che ho fatto come una stupida, sono andata là, ho comprato sta cosa e dopo ho controllato l'inci, cosa che non si fa assolutamente, ma dovete fare attenzione, perché là sui prodotti spesso non ci sono gli ingredienti, quindi li dovete controllare a casa oppure guardare i miei video, perché ve ne ho fatti tanti dove vi ho detto prodotti e bocciati di Essence. Insomma, ve li metto tutti nel box informazione, i link dei video precedenti. Questa qua pensavo fosse buona, perché la mia speranza è sempre quella che anche la Essence possa migliorare i suoi ingredienti, perché ragazze, nel corso di questi anni, grazie a tutti questi video che sto facendo, grazie anche al vostro interesse per gli ingredienti buoni eccetera, molte marche stanno migliorando e stanno nascendo nuove linee di prodotti bio o comunque con buon inci, senza ingredienti dannosi. Ma la Essence pare che non vuole proprio capire. Insomma, ogni tanto se esce qualche prodotto che ha buon inci, sembra più un caso insomma che sia uscito, che si sono dimenticati di metterci il silicone, piuttosto che una loro attenzione agli ingredienti. Questo mi dispiace veramente tantissimo. Purtroppo questa palettina la devo bocciare, perché oltre al fatto che è completamente sintetica, quindi c'ha un mare di petrolati eccetera, c'ha pure degli ingredienti proprio dannosi come boron, nitrite, alluminium, tante cose veramente che non vanno. E poi ovviamente c'ha il suo dimeticone, quindi silicone, c'ha molti PEG, PPG, insomma c'ha tante cose che non vanno, quindi io questa qua mi dispiace tantissimo, ma non la userò e non so neanche cosa farne, perché non la voglio neanche riciclare e regalarla a qualcuno, perché mi dispiace, perché secondo me non è una buona palettina, quindi non lo so, troverò un modo di riciclare, vi farò sapere. Cioè, come rossetti, allora ho trovato questi qua, convinta che avessero un buon inci, perché io ero veramente stra convinta, dato che io avevo tanti di questi rossettini, vi avevo fatto anche il video, e in particolare questo qua è lo 03, che mi piace tantissimo ed è Dare to Wear, che è quello che ho sulle labbra, e questo qua ha un buon inci, non aveva, insomma, un inci accettabile, non è bio, però lo uso insomma tranquillo, non ha la paraffina, non ha particolari ingredienti dannosi, e mi piace tantissimo, ed è il rossetto rosso che avevo anche nel look di Capodanno che vi ho fatto, come diventare bellissima in pochi minuti, era questo qua il rossetto, e quindi sono andata alla spedita, mi sono piata sui due rossettini, poi proprio per mio scrupolo sono tornata a casa, ho detto vabbè, fammi controllare l'inci, ma ero proprio convinta, che ho detto vabbè, sono uguali, cioè sono rossettini. Il 13 Love Me, che è quindi il nude praticamente, che è molto carino, c'ha un po' di cose sintetiche, però insomma non è proprio
proprio una cosa inaccettabile, comunque si salva, quindi lo userò. Invece attenzione, il 14, allora ben matto, sono andata a vedere negli ingredienti cosa è successo, ci hanno aggiunto anche una synthetic beeswax, cioè praticamente una cera sintetica che quindi è paraffina. Quindi io ovviamente in un prodotto già si salva per il rotto della cuffia, quindi con Bonici proprio accettabile, no, con Bonici ci mettete pure la cera microcristallina che quindi è paraffina, e allora lo devo bocciare. Quindi non mi resta che dirvi, ragazzi, fate attenzione, comprate solo i rossetti che io ho promosso nei video, e non, oppure se ne volete comprare un altro, controllate sempre l'inci, perché come ho visto alcuni hanno un buon inci e altri non hanno un buon inci. Però vi devo dire questa cosa, lo 03, che è quello che ho adesso, è un rosso molto più bello del 14, che non ha un buon inci, quindi non vi rammaricate. Se volete un bel rosso bello coprente e bello intenso, prendete questo qua, The Aftwear 03, che è bellissimo davvero. Altra fregatura l'ho avuto con il mascara, perché ho visto sto mascara che mi piaceva tanto, c'aveva lo scovolino questo qua di silicone, no? Questo qua tutto che fa belle le ciglia col volume, ho detto ma sì, lo prendo. Sono andata a vedere a casa, anche questo qua c'ha la cera microcristallina, quindi anche questo qua non va bene, ma vi consiglio come mascara quello che ha un buon inci, si chiama Get Big Lashes, ed è praticamente questo prodotto. Non ha la cera cristallina ed è abbastanza accettabile. Però non dovete prendere quello là viola, dovete prendere l'altro, quello nero, perché quello viola di Get Big Lashes vi swatcha la cera sintetica e la paraffina proprio all'inizio dell'inci, quindi si può dire che è pure peggio di questo qua. Quindi assolutamente prendete quello là nero, con l'astuccio nero. Quindi questo video, come potete vedere, è più un mostrarvi le mie fregature per evitare che vi succeda la stessa cosa. Però qualcosa di carino l'ho comprato. Allora, ho trovato i pennellini, sui pennellini andavo sicuro perché non c'è l'inci, sono troppo carini. Ho comprato questo qua, che è quello là per sfumare, pagati pochissimo, c'ho lo scontrino, però non mettono tutti i codici, comunque l'ho pagato neanche, cioè tutte le cose costano 2,40 euro, 1,80 euro, la più la sai che costa sta intorno ai 3 euro, quindi costano proprio poco. E questi pennellini sono comodi, vi dirò ragazze, costano poco e sono abbastanza morbidi sull'occhio. Ho preso sia questo qua Precise Eyeliner, quindi per l'eyeliner, sia questo qua invece per sfumare, molto carino per sfumare nella piega dell'occhio. E ho preso questo qua che mi serviva tantissimo, che è praticamente quello per pettinare le ciglia e le sopracciglia. Veramente questo qua lo cercavo da tanto, l'ho pagato pochissimo, quindi... Sparagnan e Kumbarin. Questi qua che sono per togliere lo smalto dalle cuticole, bastoncini di legno troppo carini. Questa limetta mi piace tanto perché ha il suo astuccino di plastica, quindi è troppo comoda anche se te la vuoi portare dietro, ma anche nella borsetta. Molto spesso le limette non è igienico e poi si perdono nella borsetta, invece così ce l'hai qua dentro questo astuccino. E poi una bella limetta che c'ha anche da due lati, è molto dura, quindi lima molto bene, di cartone, ne ha il polish, mi piace troppo sta cosa, quindi una cosa buona ce l'hanno. Questo qua ve lo straconsiglio, mi piace tanto, questo lo uso tantissimo, già ce l'avevo, non l'ho comprato adesso, ve lo voglio far vedere perché è molto bello, è tipo per il blush o per la terra, è super morbido ragazze, è pagato pochissimo, quindi ve lo straconsiglio. I pennelli sono buoni. Poi ho preso questo qua, All That Grace, che è un lip gloss, è un bellissimo colore matte opaco, tipo nude, che secondo me ha un effetto volumizzante. Vi dico perché, questo qua non ho avuto il coraggio di provarlo perché praticamente non ho trovato l'inci, quindi ho paura di mettermi sulle labbra qualche schifezza di poi mangiarmela, vabbè. L'ho provato sulla mano, è veramente bello, e questo non ho trovato l'inci, sul sito non c'è l'inci di questo prodotto, quindi All That Grace. Fatemi sapere se voi l'avete trovato e non so come, avete qualche spia insomma nell'essence, avete trovato l'inci, questo luce labbra, perché lo vorrei usare, è molto carino, ma non vi posso dire nulla perché appunto quelli dell'essence sono cattivi che non mettono tutti gli inci sul sito. Poi ho preso questo smaltino ragazze, anche questo qua è All That Grace, che appunto era questa nuova collezione, e mi è piaciuto tantissimo questo qua, che è un bianco shabby chic. Anche lo smalto shabby chic, no, veramente tipo un bianco ghiaccio, non proprio bianco un po' vintage, troppo carino, e mi piace tantissimo, me lo smalto anche bianco sulle unghie. Poi ragazze, un prodotto troppo bello che mi piace tantissimo e che vi consiglio da tanto tempo è il blush della Essence, è veramente buonissimo, costa poco
ed ha un buon inci, quindi anche la terra e il blush sono buoni. Non tutte le terre, guardate il vlog perché nel vlog vi avevo detto qualcosa che non andava bene. Questo qua è l'80 Autumn Peach, quindi è un pesca, è troppo carino, ce l'ho anche adesso. E che ho fatto? Quando trovo un prodotto che ha buon inci, perché questo qua addirittura c'è scritto anche dietro, stranamente, e veramente è buono, c'ha proprio un buon inci senza nulla di dannoso. Che faccio? Lo uso per fare presto, no? Soprattutto se voglio mettere sulle labbra un bel rossetto pieno. Lo uso anche come ombretto, quindi che ho fatto? Con quel pennellino che vi ho fatto vedere prima, l'ho messo sia sulle guance e sia un po' sull'occhio qua, e ho fatto questo effetto un po' pescato. Presto! Ed è, siamo sicura che mi metto qualcosa sugli occhi buono. Comunque, se le trovate ancora queste palettine, a differenza di quella là che vi ho fatto vedere prima che non aveva un buon inci, prendete queste qua. Queste invece sono buone, ci sono scritti tutti gli ingredienti dietro. Queste si salvano perché non hanno nulla di dannoso. Io queste qua le uso molto, infatti sono tutte consumate, ce ne ho tante di vari colori. E questa è super brillante, è veramente ottima, è la 03 Sunrise. Comunque tutte queste palettine a 6 sono buonissime. Quindi questo è tutto, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io, come sapete, vado sempre veramente periodicamente a fare queste missioni alla Essence per vedere di trovare qualcosa di buono, quindi sicuramente se uscirà qualcosa di buono ve lo farò sapere. Nel frattempo queste sono le cose, mi raccomando guardate anche i video vecchi dove vi ho detto altre cose buone, fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcos'altro con buon inci, e vi mando un bacio grandissimo. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su.